A Pescara il centro-sinistra richiama le proprie responsabilità la filiera istituzionale del centrodestra, dal comune alla regione, passando per la provincia. I temi in questione riguardano i rimborsi dei libri scolastici e le scuole della città, tra plessi chiusi, come accade per la scuola elementare Bosco e per la media Michetti, e carenza di spazi all'ITIS Volta. Le problematiche sono state affrontate dai consiglieri comunali del Partito Democratico, Piero Giampietro e Michela Di Stefano, e dal consigliere regionale DEM, Antonio Blasioli, che al TG8 sintetizza i quattro punti della conferenza stampa. Intanto, per quanto riguarda la scuola Michetti, l'annuncio è che dopo tante comunicazioni sulla risoluzione del contratto con chi stava effettuando i lavori, in realtà soltanto il 17 di ottobre è stata sottoscritta la determina con cui si risolve in danno nei confronti di questa ditta il lavoro. Il Comune di Pescara dovrà ricevere circa 258.000 euro di somme, diciamo, per i ritardi, di cui soltanto 125 sono finanziate con la polizza fideiussoria. Quindi non solo la beffa di questo enorme ritardo che si è ripercorso soprattutto sulle famiglie che hanno frequentato questa scuola e sul quartiere, ma probabilmente ci sarà difficoltà anche a recuperare questi ulteriori fondi. Per quanto riguarda invece la scuola di San Giovanni Bosco, la scuola di via Montesiella, purtroppo non c'è nessuna novità, non sono finanziati i lavori, non c'è nessuna, diciamo, speranza per il futuro. E per quanto riguarda invece l'istituto Volta, che abbiamo pure trattato, sono stati stanziati fondi, 200.000 euro per le locazioni, ma abbiamo presentato una risoluzione per fare in modo che il prossimo anno non ci si trovi nuovamente in questa situazione, che significa finanziare la settima palazzina, che pure ha già una progettazione definitiva da parte della provincia. Ma chiediamo alla regione anche di capire quali sono le emergenze per il prossimo anno, per fare in modo che non ci si trovi proprio nella stessa situazione di studenti, diciamo, fuori sede con doppi turni, come è successo anche quest'anno. L'ultimo appello invece è quello dei rimborsi per i libri scolastici, che tantissime famiglie stanno aspettando. Siamo arrivati al 21 di ottobre, la regione non ha ancora fatto la ripartizione per i comuni abruzzesi, il che significa che i comuni non possono partire con i bandi, il che significa che le famiglie probabilmente riceveranno questi fondi soltanto nel 2025. Ecco, in una situazione particolare come questa ci sembra importante sollecitare che la delibera arrivi in giunta.